treno per Alba delle 10:34. Yeah! 18° ristorante al mondo. Siamo a Bra, ci manca pochissimo, arriviamo. Però si è fermata, siamo ad Alba. Dai, non vedo l'ora di entrare nel bagno di Piazza Duomo. Io nella sala affrescata rosa di Francesco Clemente. Irene, la piola dove siamo state? Bene, Irene, continua avanti. No, io non ci vado. La piola. Io non ci vado, possiamo mangiare un piatto di tagliarini in piazza. No, ci tocca, intanto mi prendo un esame perché non ci voglio andare. Ed eccola la famosissima torta rosa. Wow. Poi devo dire che con questa giornata è ancora più... La festeggiata! Vai, immascherinati. Ma devo suonare. Sta a fare pulizie. Io non ci credo, esiste veramente questa sala. Non lo so, ma poi guarda che bello. Un giorno bellissimo. Vediamo, sai, non lo conosco. No, no, si inizia con lo studio dei manuali. Abbiamo da leggere, abbiamo sempre da della mia laurea. Allora, questo lo conosciamo e sappiamo già che andremo ovviamente per il menù viaggio, che appunto è nuovo, quindi ha l'antipasto che è il tipico, quello con tutti i piantini, quello famoso, poi questo gambero gaudì, piselli zafferano, il famoso piatto della barba pietra e insomma questo è un dolce molto famoso, quindi sicuramente prenderemo questo. Di dama, non con il classico ripieno ma con un patè di fegati. Al di sopra il vatar di parmigiano con la sua stessa crema e ancora l'arlette con parmigiano, maionese di soia all'aglio e fiori. Questo qui va a riprendere l'arlette, la sumadai piemontese tipica, quindi pane con l'aglio sopra. Proseguiamo poi con una spuma di gingerino requara con mais croccante, crema di foie gras da mangiare insieme alla cialda di arachidi per arrivare al cavolo tazzoi con furikake, che è un cavolo cinese che viene avvolto alla base da un mix di alghe e pesce da mangiare come se fosse un pizzimonio, quindi con le mani interamente. Ovviamente il furikake alla base è quello che va a dare poi il gusto del piatto stesso. Proseguiamo ancora con due finte olive, quella nera e due tartare di scampi e quella verde con tartare di vitello. E sulla sinistra abbiamo ancora il cuscino di ceci con la crema di ceci stessa. Ovviamente io quando filmo non ascolto nulla, quindi non ho capito niente quello che ci ha detto, l'unica cosa che mi sono trovata è questa ripiena di ricordo. Caldo, salato. Wow, sembra essere a Modena. È una spuma, guarda. Oddio, è dolce. Buona. Sotto è croccante. E sotto non ho capito che cos'è. C'è una salda croccante, però metterla con me. L'arachide. C'è questa doppia consistenza, per cui alla base c'è questo crumble. È buonissimo perché la spuma è dolce e invece il cracker di arachide, quindi è salata, quindi si crea dolce salato. Non gli va. Vai. La nera o la verde? La nera che ritiene i scampi. Vedo. Cos'è?
parmigiano. Parmigiano. Questa cosa, parmigiano che sa di Kinder Paradiso. Io non sto scherzando. Diciamo che è tutta una serie di cracker diversi. Questo è il mio preferito. Questo non capisco cosa sia, ma è... Ops, un fiore. Allora stavo dicendo che quest'ultimo cracker, la cosa assurda è il sapore dei fiorellini. Cioè uno potrebbe pensare che sono lì, una questione estetica, ma non lo sono. Hanno un sapore incredibile, cioè io voglio cibarmi solo dei fiori. L'antipasto piemontese, quindi l'idea di antipasto delle pioli, delle trattorie piemontesi quando si arriva a tavola e si viene sommersi un po' da antipasti differenti, da piatti diversi. Nella nostra idea giochiamo anche un po' con l'orto e troviamo sorbetto di scarola, fave e burrata, zucca marinata con la nocciola, funghi all'olio, insalata di germogli e raschiera con la salsa verde, qui invece il broccolo con la salsa brusca, e il caponè è un arrol di radicchio, mela, salsa verde e rapano. Dal classico piemontese togliamo la carne. Creme caramel salato, riduzione di miso, spinacini e senape, e puntarelle e ceci. Ma vabbè, noi siamo assolutamente sconvolte. Ci vorrei essere anch'io in questa, che non ci sono mai in questo video. Siamo sconvolte. Amo, iniziamo, se non prendo fino a più. Allora, facciamo giusto qualche cazzo, se no verrà qua. Questo cos'è? Sorbetto di? Oh mio Dio. Burrata. Questa è burrata e quello è un sorbetto di... Ma perché ci scordiamo tutto? Amore, perché sono 800 euro. 800 euro. Assaggerò questa che io credo fosse zucca. Ragazzi, noi non stiamo esagerando. Cioè io non lo stiamo esagerando. Allora, dolcezza estrema della zucca, che io credo che qui sia un abbinamento col miele, quindi è un piatto veramente dolcissimo, che infatti credo che venga anche smorzato dalla croccantezza della nocciola. Devo dire che anche i broccoletti mi piacciono molto bene. Ma questi? Ti sembra liquido, in realtà è una crema con sopra una parte liquida. È tipo un crema, no, sembra tipo una... panna cotta. Di pesce. Sa di pesce. A me sta di miso. Miso. Comunque è vero che è veramente orientale questo pasto. Orientale. Buonissimo. Inaspettatamente il piatto migliore di tutti. Questa salsa è buonissima. Che cos'è? Quando la guardi il piattino sembra una tristissima insalata. Poi sotto scopri che c'è una salsa densissima, molto burrosa, che la sento. Sì, burrosa. Con delle praline croccanti. Grandi che sarebbero queste. Wow, esplode in bocca. Abbiamo già provato dei sapori incredibili e pensare che finora abbiamo mangiato solo verdure. Cioè l'unica proteina che abbiamo mangiato è finora stata la ricotta. Abbiamo, sì, diciamo che abbiamo deciso di aggiungere un fuori menù che è l'insalata, che non fa parte del menù, ma era assolutamente preso perché ovviamente è un piatto caldo. Insalata 21, 31, 41, 50. Non credo abbia bisogno di presentazioni, ma questa è la lista di ingredienti, di foglie di così diversi. Questo piatto firma del nostro chef nato nel 2007. Insalata 21, 31, 41 e 51. 21 era il numero degli ingredienti nel periodo invernale, 51 il massimo degli ingredienti nel periodo estivo primaverile, quindi quando faceva più caldo. Oggigiorno c'è stato un ampliamento sia dell'orto, sia all'interno che all'esterno, parte da 51 per arrivare fino e oltre ai 120. Si chiama Barcellona, che lo chef ha preso ispirazione da una figura che si trovava nella la stella della casa Gaudì, e è gambero, merluzzo al vapore con alga nori, furitake,
agrumi e questa è una salsa di furetake. Pane con le nocciole, perché appunto Ceretto, che è un po' il proprietario, ha una porzione di nocciole. Wow. Riso allo zafferano, piselli dello store, piselli dello zafferano e il fondo di cottura del vitello. Allora, pisellino crudo, buonissimo. Lo zafferano all'ennesima, è come se alla fine è come se fosse ogni ingrediente però all'ennesima potenza, quindi tutte cose che tu potenzialmente già assaggiavi nella vita, solo che all'ennesima. Non avevi anche tu prima che quella stella era una cosa fenomenale, la stella. Sì, quella stella era spettacolare. Siamo arrivati all'est, no? Sì. Barbabietola. Prima posso chiedere una cosa? Prima si chiamava URSS. Prima si chiamava URSS. Poi dopo hai fatto... Sì. Tutto quello è successo, ho deciso di cambiare nome. Ho notato. Piatto centrale è la tartare coperta dal sfogelle ad Atelis. In alto la borscia di barbabietola e vitello con aggiunta di panna acida e cipollotto e il brodo di barbabietola e vitello da bere. Sandwich con panna alla ringa e caviale da mangiare con le mani. Sicuramente la rapa deve piacere, però è buonissimo. Soprattutto col sandwich. Ma vi rendete conto quanto è bello questo piatto? Per assaggio la tartare. Se fiori via, mi oscura tutti i sapori. Cioè, scusate, ma guardate cos'è. Terremo qua. Signorine, matelot di rana pescatrice. La matelot cos'è? Una salsa francese fatta con vino bianco e farina. Il nostro chef la abbina alla rana pescatrice che viene coperta da una foglia di bieta. Io sono pienissima, ma cioè... È perché questa salsetta è creata con l'acidità, il vino bianco e la farina che l'addensa. È una cosa wow. Prossima fermata, Sudafrica, con il risotto rooibos. Il rooibos è una leguminacea del Sudafrica che viene spesso e volentieri utilizzata per la produzione del tè. Il nostro chef del tè. Il tè rooibos. Il nostro chef lo abbina con un riso carnaroli con una classica mantecatura, pancetta, riduzione di china e arancia e a finire la polvere di rooibos. Quindi rooibos. Sì, no, sono piene. Comunque, Robois, riduzione china, si sente tantissimo Robois perché sa di tisana. E prendi di te. Bevi sempre la tisana Robois. Di te. Tantissimo Robois. Sentissimo. Allora, scarpetta nel burro. Diciamo che a contrastare la dolcezza estrema del rooibos c'era la pancetta, forse gli avrei dato una spinta sapida in più, perché era molto dolce come piatto, buono, gustoso, un po' tendente al dolce. Oh, siamo all'ultima. Non devi far pensare che vogliamo finire. Agnello, viene poi aggiunto il secondo formaggio caprino, riduzione di camomilla, vegetale dei nostri orti e andiamo a terminare con il fondo di cottura dell'agnello stesso. Questa è sensazionale. Posso dire che io non ho mai visto un piatto così bello? Ti prego, fallo. Cioè, non devi alzare. Mi sembra sempre che non si riesca a vedere. Ma posso levare un po' di insalata per farvi vedere anche la bellezza, allora, della carne? Sotto c'è la carne. No, e poi la voglio tagliare. Capino, oh mio Dio. Di camomilla e verdura identificata. Assaggio? Vai. Aspetta che... Oh mio Dio. Assenti proprio la carne dell'agnello che è super intensa.
però sfumato dalla camomilla e dal caprino. La pancia di grassi. Nel piatto centrale abbiamo un croccante di nocciola e cremoso di green card. Il biscotto con cioccolato bianco e amaretto e l'infuso di nocciola e amaretto. Comunque possiamo chiamarlo un nocciola party. Si sente tantissimo nel morso che ho fatto, il macio. C'è della riduzione di tè macio, penso. Il nostro territorio con la torta di nocciole e le nocciole dragé al cacao. Proseguiamo poi con il biscotto di noce, burro e zucchero caraffin. Per spostarci sulla vostra destra con il gavò, che è una sorta di crepe croccante, e il biscotto, il cioccolato e il caramello. Terminiamo con una gelatina di tè nero e limone e il latte più, che è quindi latte con vaniglia e grappa di moscato. Queste nocciole sono devastanti. Ragazzi, vi ha spezzato tutto, non ci credevo, ma ce l'abbiamo fatta. E ora un brindisi. Io non me la voglio più andare. Pranzo più buono. Ire, hai rovinato il mio momento. Ok, siamo uscite, abbiamo anche un regalo. Ciao, Piazza Duomo. Abbiamo anche incontrato Chef Crippa. Abbiamo dei semini che sicuramente pianteremo. Torniamo a Roma, facciamo un po' di giardinaggio e ripiantiamo i fiorellini. Comunque, con questo scenario noi vi salutiamo, ringraziamo tutti. È stato onestamente il pranzo più bello della vita. Giustamente lì vi ha detto Chef Crippa, Irene, quando sei iscritta all'Università a Torino, ho detto alla fine della laurea voglio venire voglio andare a pranzo a Piazza Duomo, e così è stato e ne è valsa la pena. Sinceramente dei soldi che spenderei per sempre. Io capo.